Oggi sono veramente arrabbiato. Per due motivi principali. Il primo è che come si fa il barré? Perché non riesco a farlo? Il barré è semplicemente questo dito. L'indice. Cioè non è neanche il terzo, il quarto o il mignolo. Quelli più deboli, no? Quelli senti un po' più spastici. No, è il primo dito. L'indice, quello più forte, dove quando premete, ok? Quando premete l'indice, è il più forte. Ok? Trasliamo questo sul manico della nostra chitarra, ok? E quindi schiacciamo semplicemente tutti i tasti. Ora, se siete deboli, molto deboli, e io so che voi siete deboli, allora iniziate dal quinto tasto, dal settimo tasto. Perché è meno teso le corde rispetto al capotasto qui più vicino, che sono più tese, quindi più dure. Andate sul quinto tasto o il settimo tasto. Qui le corde saranno più verso le vostre esigenze. Quindi prendete il pollice, premetelo dietro la vostra chitarra. Cioè non so se si vede. Premetelo, ok? Dovete spingere in questo modo qua, ok? La chitarra deve spingere. Con l'indice schiacciate nel verso opposto e quindi fate una pressa tipo Iron Man, ok? Così. Se non riuscite, aiutatevi col vostro secondo dito. Fate questo, ok? Sì. E poi applicate la posizione di Mi maggiore, che è questa qui. Con queste tre dita, non è più a questa posizione, ma sarà con questa posizione. Posizione di Mi maggiore e poi applicate l'indice. È facile farlo. Perché non riuscite? Ma io sono ancora più arrabbiato per il secondo motivo. Vedete il titolo? Sì, lo avete letto. C'è scritto meno 10. Mancano meno 10 giorni solamente al mio evento del 27 maggio, in cui io vi svelo il nuovo mondo della chitarra da spiaggia. E tu che guardi, non sei ancora iscritto. Non hai ancora preso il biglietto, mancano solo 30 posti e tu non hai preso il tuo biglietto. Nessun problema. Adesso tu vai in descrizione, clicchi il link e prendi il biglietto per il mio evento che ci sarà il 27 maggio alle ore 21. E ti faccio pure un favore, perché sarà il nuovo mondo della chitarra da spiaggia, in cui... Non dico niente. Prendete il biglietto e non fatemi arrabbiare.